Buongiorno, bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi il 23 dicembre. Sono passati un po' di giorni dall'ultimo vlog che ho fatto perché siamo stati un po' impegnati, ormai gli ultimi giorni sono giorni di fuoco. Intanto guardo i miei capelli, sono inguardabili. Cerco di resistere, domani li voglio lavare, non sono eccessivamente sporchi, però tenendoli sempre legati, insomma, prendono una forma un po' così. Niente, in questi giorni siamo usciti parecchio per fare le ultime commissioni. Sono andata a farmi le unghie finalmente perché erano proprio orrende. Quindi mani sistemate, spesa fatta quasi tutta. Manca soltanto giusto vabbè, gli affettati che andrò a prendere domani perché vediamo un attimo, devo ritirare il pesce. Quindi queste cose principali le ritirerò domani. O dopodomani. Quindi comunque il resto è quasi tutto fatto. Devo preparare la pasta al forno, così me la congelo in modo che il 25 mi troverò più rilassata senza far troppe cose. Cercherò di anticiparmi un po' tutto per godermi proprio le giornate. Altri anni no, facevamo tutto al momento, però è molto molto stressante. Quindi, visto che comunque non ho ospiti, saremo solo noi. Mi voglio proprio rilassare, passare un Natale tranquillo con i miei bambini, giocare a tombola, giocare a carte, mangiare panettone, tutto quello che c'è, così, tutto così. E un sacco di cose da fare, quindi. Tra l'altro oggi dovrò fare giusto, dovrò andare a consegnare un regalino per degli amici cari, compari anche. Quindi andrò a portare giusto un pensierino anche per i bambini e quindi dovrò uscire, dovrò anche ritirarmi presto perché Alessa ha l'ultima lezione l'ultima video lezione di inglese, quindi non può mancare perché devono fare una mini recita comunque. Quindi siamo sempre qui impegnati. Che altro dire? Ah, è mezzogiorno e 20, quindi l'orario è sempre lo stesso. Il Babbo Natale ormai è praticamente pieno, siete quanto luce? Si è praticamente riempito tutto, ci siamo divertiti, tante volte ci siamo. Ce ne mancano due, solo due. E niente, ci siamo divertiti con questo Babbo Natale, quindi è stato molto divertente. E niente, oggi ho preparato il sugo con le polpette, invece della pasta voglio fare il riso al sugo, quindi per la felicità di Alessia. Che lei ama il riso a sugo, quindi oggi così. E niente, ora finisco di apparecchiare la tavola. Eccomi qui, sono tornata da fare un po' di spesina. Kristen, sono andata all'Eurospin. Kristen ha visto questi biscottini per la colazione, perché tra l'altro mi stressa perché ne vuole uno, vero? Ha tagliato anche i capelli, se non vuole mettere il gel, quindi vanno giù. Aspetta che te ne do uno. Tutto così, tieni. Vai a sederti via, mamma. Ok, inizio subito mostrandovi che cosa ho preso. Allora, all'Eurospin ho preso i gamberoni a 7,99 in offerta. Questi qua argentini, non sono niente male, già li ho presi. Qualche, mi sembra l'anno scorso già li abbiamo provati e non erano male. Poi ho preso per le bimbe i cetriolini, sempre in offerta, mi sembra 1,50 euro, ma mi già sta facendo così perché le adora, li ho presi proprio per lei perché lei li adora, magari come contorno, così, vediamo. Cipolle, perché l'avevo finito, visto che mi serviranno anche per fare il girello. Per merenda gli ho preso le focaccine, queste qui piacciono tanto tanto ad Alessia, un po' a tutti in realtà. Poi ho preso 2 kg di farina. Perché tra dolci, una volta una treccia, una volta una, insomma, va andata via subito. Sono un po' esaurita, lo so. Mi ho fatto affettare alcuni salumi. Questo qui è il culatello. Sì, è il prosciutto crudo stagionato, non mi ride. E il culatello è buonissimo, quindi voi lo saprete. In offerta c'era il salmone, questo qui norvegese è ottimo, mi sembra veniva 2,59 euro a confezione invece di 3,20 euro più o meno, quindi buon prezzo. Ho preso una vaschetta di parmigiano grattugiato che servirà per la pasta al forno, per tante cosine.
le seppioline, non per Natale, ma così da fare con i piselli, il sugo, mi piacciono tanto ai bambini, quindi l'ho preso. Avevo finito un tonico e ho preso questo qui della Ecobia Cosmesi, quindi è bio, da provare, visto che mi serviva. Ragazzi, non taglio, così vedete tutto quello che succede. Allora, poi ho preso il prosciutto cotto, questo qui è il Negroni. Piselli, questi qui fini. Oh amore, scusami. Poi ho preso da stuzzichino, così se, non lo so, come aperitivo. Non l'ho mai presa questa qui, questa versione qui è la pizza, precotta ovviamente, brustole e patatine e Minger, diciamo che il pacco è molto, la confezione è enorme ma alla fine è veramente molto piccola. E ho preso questa qui di nuovo che le bimbe è piaciuta tantissimo, anche a me veramente, devo dire che per essere una pizza surgelata è veramente ottima, l'ho ripresa. Poi ho preso le simil sottilette per fare un sacco di ricette, mai prese, ovviamente le potevo fare tranquillamente io, però ero curiosa di provarle. Ho preso questi salatini assortiti da mettere nel forno come aperitivo, vedremo. Ho preso questo qui che prendo sempre per i bambini, detergente sia per le mani che per le parti intime, mani e sederino infatti, ed è veramente ottimo. Questo è uno dei prodotti in assoluto più buoni per bambini dell'Eurospin, quindi ve lo straconsiglio, questo 2,99 ed è ottimo. Un altro pacco di farina, e poi ho preso anche queste pizzette pomodoro e mozzarella, così da mettere nel forno come aperitivo. Ultime cosine, qui sono visti i suoi dorati lici, l'ha provati, l'ultima volta che li ho presi gli sono piaciuti tantissimo, erano anche in offerta, non ricordo quanto, e poi un pacco di zucchero. Quindi queste qui erano le cosine che ho preso all'Eurospin, poi sono andata anche al Deco e ho preso, in offerta mi sembra, c'era l'olio d'oliva, questo qua extravergine facchioni, perché mi servirà ovviamente per fare tante ricette. Me lo puoi mettere là davanti per favore? Grazie. E in offerta c'era sempre tutte le bibite della San Benedetto, ho preso il bitter, il ginger, così sempre per aperitivo. Poi un'altra cosa, un'altra busta di cipolle, perché l'ho presa, prima sono andata al Deco e mi sembrava molto piccola questa, perciò ne ho presi due, meglio averne una in più, anche perché per fare il girello mi servirà anche la cipolla, quindi l'ho presa. E in offerta a 2,99 c'erano queste piccole piccole cotolette dell'Amadori, c'era il bis, quindi se ne potevano prendere due a 2,99. Che facciamo stasera, vabbè. E anche qui ho preso una vaschetta di grana, veramente mi ero dimenticata di averla presa, quindi me la trovo doppia, e poi l'origano, questo qui in foglia. Niente, queste qui erano le cosine che ho preso oggi. Mi sembra di aver preso tutto per Natale, tranne la carne e il pesce che prenderemo proprio. E quindi questo. Adesso metto via tutto, ci beviamo un po' di tè e poi pensiamo alla cena. Quindi a tra poco. Damo, damo, tiro! Yo. Ah. Oggi ho gli aiutanti per fare le polpette per la pasta al forno. Vi divertite? Sì. Insomma. E anche la pasta al forno è fatta. E niente, poi così a Natale la tirerò fuori e la metterò nel forno. Qui ci sono gli struffoli. E niente, adesso mi pulisco tutto il piano cottura, lavelle e tutto. Poi mi andrò a lavare i capelli, perché tra la friggere le, oddio, come si chiamano, le polpettine, insomma, tutti si prepara tutte queste cosine, mi devo assolutamente andare a lavare i capelli. Poi dovrò uscire e devo prendere qualcosina appunto alle mie cognate e basta.
Buongiorno e bentornati in un nuovo Vlogmas. Questo sarà l'ultimo Vlogmas, quindi oggi è il 24 per me. Voi lo vedrete sicuramente dopo, perché in questi ultimi giorni mi avete anche scritto che dove sei sparita, sei sparita. Sì, ho avuto un sacco di cose da fare e non sono riuscita più a fare il vlog. Però eccomi qui, l'ultimo vlog, Vlogmas. E niente, volevo semplicemente augurarvi buon Natale a tutti quanti, con tutto il mio cuore. Auguro buone feste, sperando in un Natale sereno in famiglia. Niente, noi siamo qui alle prese, in cucina. Ciao. Ciao. Siamo alle prese con il cenone della vigilia. Ho messo già a congelare i gamberoni. Aspettate che vi giro. Qui ci sono i gamberoni. Qua abbiamo fatto l'insalata di baccalà. Vabbè, qua ho gli struffoli. Qui ho le vongole a mollo che andrò a fare dopo. Andrò a preparare. Qui ho già messo ad impanare il baccalà. Invece qui c'è i calamari per fare la frittura. Mentre qui c'è l'insalata di mare fatta da noi. Stamattina io e mio marito ci siamo messi all'opera qui. Adesso sto facendo un piatto di pasta ai bambini perché hanno fame, a mezzogiorno e mezza, e qui sto facendo bollire la scarola. È un pentolone gigante, però una volta bollita la scarola non sarà più così ingombrante come adesso. Intanto qui c'è Chris che si lava i denti, si diverte con lo spazzolino elettrico, si diverte tantissimo. Che dirvi, è un vlog molto così, più che altro per salutarvi. E qui è finito anche il nostro Babbo Natale, è diventato tutto bello barbuto, lo lascerò qui ancora un paio di giorni, poi lo toglieremo. E niente, qui siamo così, le bimbe hanno fatto docce, capelli e tutto. E niente, qui siamo, stasera devo vedere un po' come apparecchiare. Ho 2-3 tovaglie carine, però avevo un'idea di fare una tovaglia particolarmente... È particolare questa tovaglia che ho, quindi sono indecisa se metterla o meno, quindi vedremo dopo. E niente, adesso mi sono già lavata il viso, truccata, i capelli fatti. E niente, quindi adesso faccio mangiare i bambini e ci vediamo dopo.